quando sarà, prima o dopo cantante? Sì. Opla, non metto di spalla, sennò... Frano, noi abbiamo, non abbiamo notizie certe, però abbiamo ragione di pensare, in base a una fotografia del 1904, dove ne contiamo 14 o 15, per cui credo che supera i 100 anni. La tradizione della Cinta in pratica è una forma di devozione alla Madonna, cioè nasce con la cultura della Lucana. Allora in questo caso, diciamo così, è una forma, diciamo così, di ringraziamento alla Madonna, diciamo, di prendere dei voti, li portano in testa, alcuni anche senza scarpe, cioè sono voti, devozione, è una forma, come dire, di riconoscenza. Poi questa cera qui, dopo la processione, dopo la festa, viene tolta e questa qui si offre alla Chiesa. Come ha imparato lei a... Ma io non è che ho imparato, perché a imparare non è che ci vuole molto, le potete fare tranquillamente pure voi. Ecco. Solo che diciamo che la passione, la fede, la cultura, il paese, diciamo, l'amore verso un paese, allora chiaramente ci porta a interessarci di tante cose. Questa cosa qua li faceva una signora, si chiama la signora Emilia Cusatis, e li ha fatte per 60 anni. Prima di lei li faceva una zia, c'era una zia che li faceva ancora prima e poi andando ancora indietro. Adesso cosa è successo? È successo che la signora, che ha quasi 90 anni, è del 23, 1923, tre anni fa non se l'è sentita più. Dato che io l'avevo aiutata per molto tempo a farle, diciamo così, ha detto: guarda, io non me la sento più, se vuoi andare avanti da solo, vedi un po' tu, fai tu. E allora chiaramente ho visto così, per non farla perdere mi sono impegnato. Allora direttamente, e allora così, sperando di recare un servizio al paese e logicamente alla Madonna in particolare. Va bene. Chi porta queste cinte? Allora, dunque, generalmente le donne, in genere le donne, però negli ultimi anni si sono cimentati anche gli uomini. Le donne, per esempio, erano esperte per portare in testa. Se tu pensi che c'erano le mamme che portavano i bambini piccoli in quella specie di culle fatte di legno, portavano in testa, senza mani, senza le mani, anzi addirittura facevano anche la calzetta. Perfetto. Cioè, tu capisci qual era la straordinarietà di queste persone, no? Il sacrificio, la cosa, eccetera. Poi, oltre a questo, la festa, c'è stata pure una mia esperienza. E da allora, ho fatto quando ho giocato tutto. Credo che ho giocato tutto, ho messo. Poi, ho accompagnato la processione, a tutte le cose. Io sono contenta della cinta, quella è come un voto che si fa alla Madonna, come un regalo. Che poi uno ha ricevuto la grazia, quindi per me rappresenta la nostra mamma che ci aiuta quando abbiamo bisogno e senza di lei non sapremo che fare, ci dà la forza, ci aiuta. La Chiesa nei ragionamenti, nella terminologia, nei detti, è l'origine, è il centro di tutta la vita sociale, in qualche modo, volenti o nolenti, anche quelli che ne parlano male e contro, è per l'amore che senza rendersene conto è l'apprezzamento che hanno per la Chiesa, perché una cosa di cui che non si apprezza non se ne parla. Se ne parli male vuol dire che già l'apprezzi, vuol dire che vorresti di più, no? It's the tradition, and I think it's nice to have part of this. Da come ne so io, per esempio, prima era più, anche i giovani partecipavano di più, pure noi
sbagliato pure da una parte, perché pure non partecipavamo tanto. Sono grandi ragazzi, però la processione... Però ci stanno i ragazzi, i giovani come no, ci stanno. Noi personalmente pochi, poco, però gli altri ragazzi come no, seguono. Però dovrebbe essere ancora più... Nulla. È bello perché siamo quasi alla fine dell'estate e quindi... tutti i ragazzi ritornano per vivere questa diciamo festa tradizionale ed è come se fosse l'ultima opportunità per loro ritornare a Rofrano. Inoltre un sacco di persone ritornano a Rofrano, ad esempio dall'Australia, per festeggiare questa sacra festa. Niente, è molto bello proprio perché il fatto della religiosità tiene unite, cioè crea delle connessioni tra le persone e si festeggia in modo naturale, normale ed è speciale come festa. È un ritrovo soprattutto, un ritrovo delle generazioni vecchie e nuove, un'opportunità di confronto diciamo anche per noi ragazzi, magari rispetto alle realtà passate, quindi alle tradizioni vecchie. E quindi notiamo proprio questo portare avanti della tradizione che viene inculcata tra persona a persona. Quindi... su un supporto in legno, ha un bel peso. Portarla durante la processione significa chiedere una grazia alla Madonna, una grazia interiore. E nonostante la fatica, è una cosa meravigliosa portarla. E dopodiché, nonostante ti senti stanca, male alle spalle, alla testa, soprattutto qui, ti senti soddisfatta. Perché hai fatto una cosa per te stessa, hai chiesto una grazia alla Madonna e ti senti realizzata. Cinta is not only cinta, it's more. A symbol of tradition, believing, closeness. A symbol for expressing the love towards Madonna, the love towards others, and the love towards hometown. We are very glad that we had the chance to discover and to start to understand this heritage, that we had the opportunity to be in Rofrano and to get to know the great people we have and the great stories they tell. Club Wilson Sound!